Edoardo Siddi, Juventus TV, si è parlato tanto della crescita della consapevolezza come gruppo e come squadra. Ti chiedo se dopo la vittoria col Wolfsburg e anche quella col Sassuolo, che è stata importante, arrivata a questa partita con più consapevolezza e più fiducia che mai. Sì, sicuramente vincere le vittorie aiutano a dare entusiasmo e sicuramente a lavorare sulla consapevolezza, sulla fiducia di una squadra. Farlo in Germania contro il Wolfsburg, contro una delle squadre più forti d'Europa, sicuramente ci ha lasciato questa consapevolezza a maggior ragione. La partita di sabato sicuramente era difficile, trovavamo tante difficoltà per svariati motivi e nonostante questo, questo gruppo ha dimostrato ancora una volta di sopperire a tante difficoltà e adesso siamo qui a giocarci questa partita bellissima e non vediamo l'ora. Spero avremo la stessa consapevolezza che abbiamo acquisito in questo girone di Champions. Federica, Vai, Silvia, ciao. Ciao ciao. Cristiana, Silvia Campanella, Tuttosport. Ascolta, ti chiedo, dopo le tue ultime due ottime prestazioni, sia in azzurro con la Romania che con il Sassuolo, ti chiedo questo, se senti di essere arrivata a questo periodo che è così pieno di impegni, vicina al top della tua forma e soprattutto se ti senti ormai calata a pieno nei nuovi concetti di gioco che ha portato Montemurro alla Juventus. Grazie. Sì, sicuramente è un periodo full e boh, forse sarà 20 anni, no, scherzo, e sarà sicuramente ma mi piace sempre giocare, quindi sicuramente il fatto di poter dare continuità a prestazioni e insomma, a giocare è qualcosa che devo ringraziare il mister per la fiducia in primis e poi ovviamente la squadra per mettermi nelle condizioni migliori possibili. Cosa mi hai chiesto alla fine? Se ti senti Ah, sì, mi sento ormai calata. calata nelle sue. No, non è che mi sento adesso calata, in realtà mi sentivo già da prima. Però probabilmente magari i numeri per un attaccante parlano di più, però in realtà sin dal primo giorno ho apprezzato molto questo nuovo modo di giocare, ho cercato di calarmi nella parte mettendo a disposizione della squadra le mie qualità e soprattutto a fare quello che mi richiedeva il mister, quindi quello che ci chiede è sempre di più, è sempre più bello perché comunque è un calcio che richiede molta attenzione, molta concentrazione e molta anche disciplina. E niente, mi piace, è vero. Forse sono anche un po' più nel gioco, non lo so, però sì, probabilmente è un modo di giocare che insomma aiuta un po' tutti. Grazie. Ah, adesso facciamo poi nell'ordine Cavallero, Agresti e di noi. Chiedo solo all'interprete se adesso è a posto. No, ancora no. Io però ti ho abilitato. Cioè, ti vedo come organizzatore, quindi per me sei a posto. E anche Giovanni Albanese, dopo vedo. Per fare la domanda. Procedete per il momento, io non riesco da qua a autoassegnarmi come interprete. Cioè, tra parentesi, ti vedo come organizzatore. Sì, però devo essere assegnato come interprete. Dovrebbe esserci una funzione che si chiama webinar. Vede, mettimi come organizzatore, assistiamo io. Non me lo so fare, Shof. Ok. Ok.
Posso dirgli muovere in testa? Non lo so. Non c'è? Non c'è solo uno. Scusate. Dove? Deve cliccare su di noi e mette assegna organizzatore. Prova. Vediamo se si riesce a farlo. Ok, vai chef. Ok, adesso lo proviamo noi. Aspetta che spongo la camera. Ok, condividere schermo. Vabbè. Reazione. Non le vedo le lingue. Non le ho messe proprio. Fede, tu hai una voce interpretazioni sotto no, di te? Secondo me no, non è, deve attivarlo nel link. Deve essere attivato nel Zoom, non è attivato. Luca Cavallero. Pomeriggio Cristiana, Luca Cavallero, Radio Bianconera. Io volevo chiederti se realisticamente all'inizio di questo percorso immaginavate di essere a questo punto, in questo momento, a giocarvi appunto la qualificazione contro una big europea come il Chelsea, in un girone in cui c'era anche il Wolfsburg. Insomma, se realisticamente lo pensavate quando avevate visto il sorteggio? No, ti rispondo in modo molto sincero. Abbiamo visto il girone, era molto molto difficile, mi ricordo che eravamo in nazionale, ne parlavamo tra di noi, poi ovviamente tramite il nostro gruppo i messaggi che ci mandavamo era crederci, e questo è stato il filone che ha legato tutte queste partite. E siamo partite, come dicevo prima, dalla prima partita con il Chelsea, e fino ad arrivare a questo punto sicuramente tanti dell'ambiente forse non se l'aspettavano, però dentro di noi, ti dico, sono sincera, c'era proprio questa voglia di provarci, e credo che in tutte queste partite l'abbiamo dimostrato. E arrivare qui a Londra e giocarci un attimo la qualificazione è qualcosa di importante e sicuramente anche di tanto orgoglio, però comunque va domani, non è finita qui, e questo dobbiamo mettercelo in testa. Non era finita sicuramente neanche a Fosbo, perché sicuramente l'entusiasmo della vittoria era tanto, però subito dopo anche noi, insomma, ci siamo detti non è ancora finita qui, perché dobbiamo portare a termine il lavoro, e quindi avremo 180 minuti per farlo. Ok, Romeo? Ciao Cristiana, Romeo Gressigol.com. Io ti chiedo invece se ti aspettavi che la squadra potesse acquisire i meccanismi di Montemurro così rapidamente, perché l'hai detto anche tu recentemente, è un'altra filosofia calcistica rispetto alle precedenti stagioni, però sono incredibili. Grazie. Sì, no, in realtà è un'altra filosofia, ma siamo tutte ragazze intelligenti, e soprattutto in ogni allenamento ci mettiamo la giusta attenzione, e unita alla competenza del mister e anche la sua capacità, di rassenarci e di tranquillizzarci, insomma, ha fatto sì che questa squadra
riuscisse a assimilare i concetti nel più breve tempo possibile. Ricordo ormai 6-0 con il Barcellona, che un'ora aveva fatto e lecito, però dentro di noi sapevamo benissimo che era uno step da fare, e sicuramente sapevamo che con il lavoro saremmo arrivati insomma qui, dico qui, ma in realtà siamo ancora, penso, al 50-60% delle nostre potenzialità, perché veramente possiamo migliorare ancora tanto. Grazie. Simone di noi. Ciao Cristiana, Simone di noi, Tutto Mercato Web. È una domanda un po' personale. Ti chiedo, avendole tu vissute da Suta protagonista, che sensazione fanno 50 partite da imbattute? No, lì, quello lì me l'hanno già. Scusate, c'è qualcuno che ha il microfono attaccato? Giulio Saetta, se può spegnere il microfono, e anche Giovanni, forse. Scusami, ma se non sentivamo. Riparto, riprovo. No, sicuramente è bello, e non sapevo di aver raggiunto quel traguardo dopo Wolfsburg. Non sono poche sicuramente, e prossimi guardi indietro e me le osservo da qui, me le ricordo tutte innanzitutto. E questa è una cosa che dico ai più giovani spesso, perché a volte, sai, non capita tutti gli anni, tutti i giorni, di venire qui a giocarsi la Champions League in uno stadio molto bello come la Fosbo, come era il nostro, perché il nostro è qualcosa di incredibile. Quindi se mi guardi dietro me le vedo tutte e me le ricordo benissimo. Sicuramente dalla prima è cambiato tantissimo. Sono cambiata io, è cambiato il movimento, sono cambiate le squadre, ma mai come adesso mi sento professionista e mi sento insomma pronta a usare questi palcoscenici penso nella migliore squadra d'Italia e nel miglior modo possibile, perché prima con tanto impegno abbiamo cercato insomma di colmare quel gap che ci vedeva insomma lontane dalle squadre europee. Adesso piano piano questo gap si sta avvicinando, quindi ti posso dire dalla prima partita che ho giocato fino adesso è cambiato tantissimo, ma è cambiato in meglio ovviamente, è cresciuta la consapevolezza, siamo cresciute noi, è cresciuto il calcio femminile italiano, sono cresciuta io, quindi spero di giocare ancora tanti anni per vivere emozioni di questo genere, perché comunque la Champions League è qualcosa di speciale. Ciao Cristiana, Giovanni Albanese, Sport Italia, Gazzetta.it. Spero di non ripetere una domanda perché sono arrivato dopo. Parlavi prima del 50% del percorso. Io ti chiedo, al netto di risultati, classifica del girone, qual è lo step successivo che secondo te dovete fare in questi 180 minuti? In Champions League intendi? Sì. Sì, no, ma la Champions League è... non ti nascondere, un altro livello rispetto al campionato italiano, e se nel campionato italiano ti puoi permettere di sbagliare l'approccio, di sbagliare qualcosa, in Champions League non puoi, e queste partite comunque a noi ce l'hanno insegnato. Ricordo la prima partita col Chelsea dove abbiamo commesso 2-3 errori, siamo state punite immediatamente. E in queste competizioni servono 180 minuti di concentrazione, di pochi errori, di tante cose che magari nel campionato italiano puoi sopperire insomma con altre cose. Quindi ti dico, quel 50% che magari possiamo migliorare, dobbiamo metterci in testa che queste partite è fondamentale, quindi arrivare al 100% mentalmente, fisicamente sarà importantissimo, come è stata un po' la partita con il Fosburg, perché penso che abbiamo fatto una partita pressoché perfetta. Ok, Ivana Crocifisso e poi Nicola Balice. Ciao Cristiana, ciao a tutti, Ivana Crocifisso, La Stampa. Volevo chiederti, Cristiana, dal punto di vista personale, tu, partendo insomma da lontano, dal Bardolino, poi il Brescia, la Juve, hai raggiunto tanti traguardi con la nazionale, il mondiale, i gol allo stadium, gli scudetti nella tua squadra del cuore.
cosa c'è che ancora manca Cristiana Girelli come giocatrice, proprio come obiettivo concreto, personale, e qual è l'obiettivo concreto invece a cui, quello che ti manca, a cui vorresti arrivare con la squadra, quindi il tuo e quello insomma con la Juve. Grazie. Ma guarda, è una bella domanda, in realtà a volte ci penso perché comunque il tempo passa, ma in realtà mi sento di non aver ancora fatto nulla o poco nulla, perché penso che rispetto a quello che ho fatto c'è ancora tanto da fare, quindi assolutamente personalmente ho l'obiettivo di migliorarmi come calciatrice giorno dopo giorno e di raggiungere un certo livello europeo e mondiale. E a livello di club sicuramente vincere o arrivare, insomma, di giocare la finale di Champions League non nasconde uno dei miei sogni, e quindi questo è quello più vicino, insomma. A livello personale innanzitutto c'è quello di migliorarmi, di continuare a divertirmi, di continuare a stupire, segnare, ma soprattutto, insomma, togliermi tante soddisfazioni sia con il club che con la nazionale. Quindi so che tutto questo passa dal lavoro, come è stato in questi anni, e la voglia di migliorarsi sempre non deve mai mancare. Quindi ti dico, rispetto a quello che ho fatto in passato, penso e spero ci siano ancora tante cose che mi aspettano da vivere. Ok, grazie. Buonasera Cristiana. Nicola Balice, calciomercato.com, Corriere dello Sport e Corriere Torino. Domanda secca, per domani è quella la partita qualificazione? Scusa, puoi ripetere perché c'è quella di... E domani è la partita da giocare come una finale? O... Lo sono state tutte. Se ti dico, forse quella di Wolfsburg aveva una... insomma un'importanza più rilevante, ma anche quella di fare domani sarà fondamentale, perché fare il risultato qui, a parte il livello storico, che potrebbe veramente scrivere un'altra storia, per un'altra pagina di questa storia, di questa società, a fare il risultato qua sarà veramente, penso, cruciale per la qualificazione, perché poi ci giocheremo tutto all'Allianz Stadium con i Servette, con il nostro pubblico che sicuramente non mancherà. Quindi non è la partita di qualificazione, però sicuramente è di grossa importanza. Ok, io non vedo altre domande dai giornalisti italiani. Any other question from English journalist? No. Okay. A posto. Grazie a tutti. Grazie. Ciao. Adesso arriva il mister che era qui. Sera. Ok, allora dobbiamo fare la traduzione consecutiva con il mister. Chiedo all'interprete. E se non è possibile farla in simultanea, possiamo fare in consecutiva. Ok, allora facciamo domanda, traduzione, risposta, traduzione. Ok, può dare 30 secondi solamente? Sì. Iniziamo con le domande dei giornalisti italiani e poi con quelle dei giornalisti inglesi, solo per non far confusione, non per fare preferenze. Dici tu, Marco, quando sei pronto. Va bene, grazie. Ok. Edoardo Sisi, Juventus TV. Eccomi. Poi vedo le manine. Ciao, mister. Le chiedo come sta la squadra. È ricominciato un nuovo ciclo, dopo una partita che sarà sicuramente molto dispendiosa, una panoramica del momento e di come sta il gruppo. La squadra
What I'd like to ask you, how is the team at this moment? It's a new cycle, so can you give us your assessment of the team at this moment? Bene, nuovo modo di fare, dai. E guarda, la squadra a questo punto è molto, molto carico per questa partita. Abbiamo visto una settimana abbastanza importante sul punto di vista del campionato, ma ovviamente il Champions è un altro livello. E guarda, siamo più pronti possibile. E ovviamente abbiamo avuto delle difficoltà venendo delle nazionali e diciamo un po' di problematiche sul punto di vista di carico e salute, ma comunque dai, la squadra è ben pronta. The team is ready, is well fired up. It's been a very important week in the league. But obviously now it's Champions League time and it's another level. I can tell you that the team is ready. We had a few difficulties coming from the international breaks, mainly obviously about recovery, but apart from that, we are ready. Ok, Romeo Agresti. Ciao mister, ti faccio una domanda molto banale. Che effetto ti fa tornare a Londra, ovviamente questa volta in qualità di allenatore del Juventus Women? Grazie. What's your impression to be What is your impression to be back here at Chelsea, obviously, as a coach of the Juventus team? Mi ha mancato molto la pioggia e il tempo stupendo sul punto di vista. Mi ha salutato oggi con una giornata molto bella. No, scherzando, dai. Ovviamente emozionate perché abbiamo passato delle belle sfide con l'Arsenal qui. È un campo che lo conosco abbastanza bene. E ovviamente Londra sta sempre nel cuore, diciamo che stavo aspettando questa sfida e diciamo che non vedo l'ora che inizia la partita domani e dai, per essere qui con la Juve è una situazione, sai, anche un po' positivo sul punto di vista di portare avanti la squadra, è una cosa per me veramente... Mi fa tante emozioni e sono, diciamo, molto contento di essere qui. Ok, Silvia Campanella. Of course, I've missed the weather that welcomed us as soon as we arrived here. Jokes apart, it's been a great emotion. I've played on this pitch with Arsenal before many times. Always great game. So it's a special feeling for the heart, of course, and something that I've been waiting for a long time, so I'm really happy to be here with Juventus. Now it shows that we're progressing really well. Silvia Campanella. Mister, buonasera, sono Silvia Campanella, Tutto Sport. Scusa, ma ho un problema con la telecamera e quindi non mi funziona. Ti chiedo questo, se c'è una cosa in particolare, ripensando alla gara di andata, diciamo, col Chelsea all'Allianz Stadium, che hai chiesto alle ragazze di affrontare in modo diverso o comunque una cosa a cui fare particolarmente attenzione domani sera. Grazie mille. Can I ask you if there's one thing that you said to the girls to do differently from the home game against Chelsea for the match of tomorrow? È una buona domanda, perché ovviamente c'è un po' di attenzione sul punto di vista, come ha detto Cri, che ti puniscono sui sbagli. Qui non possiamo sbagliare, cioè sul punto di vista tattico e tecnico. E ovviamente abbiamo curato tantissimo questa attenzione. Ma voglio lo stesso atteggiamento, voglio che vanno lì con un sorriso, di veramente fare un di capire che questi momenti nella loro carriera è una cosa molto molto importante. Diciamo che lo prendiamo la partita con un sorriso, ma anche con la serietà e la attenzione ai dettagli. Grazie. It's a good question, obviously, and as we always need to bear in mind that they can punish us if we commit any mistake, either from a tactical or technical point of view. But I like them to go on the pitch with the same attitude of the game, always with a smile. They always need to think this is a great moment of their career, so they should remember that. So take it to the game with a smile, but also very seriously.
Ok, Nicola Balice, poi Timothy Ormezzano, Luca Cavallero, Giovanni Albanese e poi passiamo ai giornalisti colleghi inglesi. Buonasera mister, l'effetto sorpresa forse è finito. A questo punto quanto è più difficile dover anche mantenere delle aspettative, perché arrivati a questo punto forse un po' tutti ci credono davvero nella qualificazione. E voi quanto ci credete nella qualificazione? Perhaps the surprise effect maybe now is vanished. Now is a question of managing the expectations. So how much do you believe in qualifying to the next stage? Ma io sempre credo, sempre ho il belief di andare avanti con tutte le squadre. Ci credo nelle ragazze, ci credo nel modo di che lavoriamo, ci credo che tutti siamo insieme di portare avanti delle cose molto importanti. Guarda, per me è sempre stato per darci un livello più sul punto di vista di prestazione. Sì, una volta può essere anche per caso, la seconda volta puoi dire vabbè, ma farlo tre volte e fare prestazioni molto importanti contro squadre molto importanti ci dice che noi stiamo andando avanti. Come ho detto prima, noi siamo qui per imparare, siamo qui per capire bene cosa dobbiamo fare per fare questo salto, e per noi, guarda, è stato già un salto importante di crescita, ma anche sul punto di vista di credere che siamo vicini e che possiamo farlo. I always believe against any team. I always believe that we can win because it's the work that we put in that tells me that. So I know we could do obviously something great, and on the level of the performance, maybe once you can be lucky, but not when you put that level of performance three times against these strong teams. That's obviously will tell us that we're doing something, and as always said, we know we are to learn and to understand how we can progress to the next level. That's what is important. Sì, ciao mister, una domanda. Allora, se non ho sbagliato i calcoli, con il 2-0, con una vittoria per 2-0, la Juve avrebbe il passaggio ai quarti matematico. È un risultato impossibile, collegandomi a quello che ha detto prima, insomma, al crederci, al poter fare un'altra grande impresa. Ecco, 2-0 in casa del Chelsea è un risultato impossibile. Tra l'altro, lei a Kings Meadow ha vinto uno scudetto, se non sbaglio, nel 2019, come ci aveva ricordato all'andata, quindi è un campo che può portarle bene. Grazie. If I'm not mistaken, it would just take a 2-0 win tomorrow to be mathematically to the quarter final. Is an impossible result for you? Would it be possible to beat Chelsea at home 2-0? And also in King's Meadow, you won a league before, so there could be an element of luck for you. Ma guarda, io prima di tutto i calcoli li fanno più il mio staff, io calcoli non li faccio, io mi preparo per la settimana e prepara i dettagli per far essere pronte le ragazze per fare la prestazione più bella possibile. Guarda, sono momenti di partite a questo livello che se sbagli ti puniscono, se cerchi di sfruttare le situazioni fai bene. Sì, sarebbe bello portare a casa un 2-0, però sai, noi siamo qui non favoriti, noi siamo qui come la squadra in crescita, noi siamo qui come diciamo a scuola, nel senso. E guarda, il Chelsea come grande squadra giocando a casa, con l'importante che loro portano via un risultato per il loro cammino in Champions, diciamo è un stage perfetto e dove vogliamo essere per fare una buona prestazione, per far vedere dove siamo.
I'm going to leave calculation to my staff, and I'm not going to think about that. My job is to prepare the team in the best possible way, looking at every detail to make sure that we can put the best possible performance on the pitch. So there's very, very narrow gap between, you know, making mistakes and being punished, or also take advantage of the other mistakes. So, of course, it would be nice to win 2-0 against Chelsea, but I also know that we're not the favorite in this game. You know, we're still in a learning process. We're kind of like being a school, in a way. We know that playing at home for them is obviously is very important to try and secure the result. Scusate, dobbiamo invertire perché abbiamo pochissimo tempo, quindi facciamo Molly Hudson. Hey Joe, nice to see you again. Nice to see you, Molly. Thanks for waiting patiently. I see you twiddling your pen there. No worries. We spoke to Emma Hayes this morning and she said how happy you seemed at Juventus, and that was a slightly different project there than it was at Arsenal in terms of sort of building to something. I wonder if you could just talk to me a little bit about that and where Juventus are in that process. Well, it's nice of Emma, you know, to notice that. And yeah, look, I mean, it's well noted that, you know, leaving Arsenal was a difficult decision for me. It was there was a little bit of fatigue, there was a little bit of burnout, and the whole idea was to take a little bit of a break. You know, that's the honest truth. You were there through the 4 years that I was there. But the reality is that, you know, there was probably one or two projects that would have given me the excitement to find my mojo, if you want to say, and this was one of them. And you know, the club have been fantastic, the players have been absolutely amazing, and you know, and I've just tried to learn as much as I can, and try to be as humble and understanding as much as I can, and hopefully you know, the together we can build something special at Juventus. Allora, la prima domanda riguardo alla conferenza di oggi, la domanda è stata posta a MS riguardo al cammino fatto da Montemuro con la Juventus, se ci può dare appunto le valutazioni fino adesso di quanto ha fatto con la Juventus. Allora, sì, ti ringrazio, mi fa piacere insomma rivederti. E come tu sai bene, insomma, lasciare l'Arsenal per me è stato ovviamente difficile, ma era un momento in cui ero anche stanco e ho bisogno ovviamente di prendere un break. Dopodiché credo che c'erano probabilmente solamente uno o due progetti in quel momento che potevano darmi veramente la carica per ripartire, e sicuramente la Juventus è stato uno di questi. Mi hanno accolto in una maniera fantastica, eccezionale. Io al momento quello che posso fare è semplicemente continuare a lavorare in maniera umile e cercare di imparare allo stesso tempo, ma di portare comunque risultati. One more from me, if that's okay. Obviously, no, sorry, Monia. Just one question. Sandra Brabby, the last one, because our time is up. Oh, okay. I finished, thank you. Hi, Joe. How are you doing? I'm fine. How are you doing? I'm well. Good. I was just going to ask you, I mean, obviously 10 games unbeaten, no games lost, basically, in Serie A, beating Wolfsburg away in Germany, a tough team, 2 times Champions League winners. What's the mentality of the team going into this? I mean, are they looking basically to stun Chelsea tomorrow? We're always looking to stun Chelsea. I mean, you know, they're, you know, we can't hide behind the fact that they're, you know, one of the greatest teams in the world. They've put together an amazing group of players. They run a well organized organization, and they're winners. So you know, it's a tough ask to come here, you know, at their home ground you know, do what a lot of people are probably thinking, the impossible. But you know, for me, it's more about the performance and growth. And as I said before, you know, in a question, you know, it's not just by fluke that we won one game or played well against Chelsea and then
got something against Wolfsburg and then do it again, do it two, three, four times is showing the growth and the mentality of the players and where they want to be. And that's the exciting thing for me. You know, as I said, what will happen tomorrow night, I can't predict. I don't know. But we'll be organised, we'll be prepared, and the players will represent the club in the best way possible. Great. Thanks, John. Good luck tomorrow. Cheers. Thank you, Sandra. State facendo ottimi risultati, 10 partite in campionato senza perdere, se avete vinto contro lo Wolfsburg fuori casa, dice molto sulla mentalità. È il vostro obiettivo cercare di sorprendere il Chelsea domani? Quello è sempre il nostro obiettivo, ovviamente cercheremo di sorprenderlo, ma sappiamo che giochiamo comunque tra una squadra che è tra le migliori, una delle più organizzate, e sicuramente uno dei compiti più difficili è riuscire a vincere questo tipo di partite, però per me quello che conta è vedere sempre la performance, vedere un miglioramento, 2, 3, 4 partite di fila significa che stiamo crescendo, non solamente sul campo, ma anche dal punto di vista mentale. Poi quello che succederà domani, se riusciremo a vincere o meno, non te lo so dire, ma ci proveremo. Faccio un altro link e continuiamo, ve lo rimando e continuiamo con le domande che restano. Se puoi tradurlo anche per... Yes, we'll close this link, we'll send it again, and then we'll finish with the final questions. Anche su e giù, sempre sulla palla così, è un tipo di centrocampista un po' diverso degli altri che secondo me poi complementare la rosa e siamo molto contenti di averla. Giulia Grosso is a very experienced player despite she is still quite young. She has done quite well with the Canadian national team, and I think it's a different midfielder from the ones that we have. Left-footed, very strong physically,
reminds a bit of Marchisio in the way that he always run up and down the field. So it's a midfielder that we didn't have in a team, and I think he's going to integrate very well. Hi Joe, how are you doing? I'm well, my friend. How are you? I'm good, thanks. My hair's a bit different now, but hopefully still. You're looking sharp. I like the afro. I like the afro, yeah. But I'll take that, mate. You're a good looking boy, so whatever you do, fine. Thank you very much. I was going to ask, basically, first of all, I know you did your coaching badges in Italy, and I was just wondering, in terms of the footballing culture, how does it differ from England? Ti voglio fare una domanda, ovviamente tu provieni dal sistema calcistico italiano e hai allenato in Inghilterra, come le due cose si comparano fra di loro? Yeah, it's a great question. I mean, obviously the Italian school is well known around the world, and obviously with the quality of coaches, but also the level of detail that you come out of the school with is very, very important. And I think where the differences are obviously, the culture. You grow up knowing and understanding tactically and structurally what to do. So you get a lot of players that are already quite smart tactically on the pitch. There probably isn't the focus so much on the physical aspect, on the speed of the game. It's more about containment, structure, and tactics. So, as I think the physicality and the speed of the game in England is definitely one of its prominence. And I think tactically and structurally, teams are very, very difficult to play against. They'll change things through the game. Tactically, you have to be very, very aware on changes, and the players adapt to it very, very well. So it's been quite challenging from that perspective. But both of them have their strengths and weaknesses. But the Italian football culture is ingrained in the fabric of the country. Everywhere you go, it's on television. It's in the newspapers. It's spoken about, and it's quite enjoyable to be part of. Sì, ovviamente nel calcio italiano c'è una profonda cultura della tattica, molto attento ai vari dettagli, e i giocatori cominciano già da molto presto, insomma, a essere concentrati sia per quanto riguarda la parte della tecnica, ma anche sugli aspetti tattici. Ovviamente questo si differenzia un po' rispetto al calcio inglese, dove magari si dà un po' più attenzione alla velocità, alla fisicità, mentre qui si tende più a cercare di contenere e a utilizzare ovviamente tutte le conoscenze tattiche che ti aiutano anche a cambiare la partita in corso. Quindi è anche molto difficile giocare contro questo tipo di squadre, perché ovviamente sanno sempre cambiare. Poi in generale c'è sempre un aspetto culturale molto importante. Dovunque vai, il calcio è veramente dappertutto, sempre in televisione, sempre nei giornali, c'è veramente molto calcio in Italia, e questo anche è bello per me esserne parte. Would I be all right to ask one more question? Yeah, okay. I know when you were at Arsenal, you tried to expose them to top European opposition quite a lot. With the new format in the Champions League this year, I know there's a lot more chance to do that in season. So I was just wondering, in terms of when you're looking to build a team to get them to that next level, how important is that exposure becoming a bit more regular? Quanto è importante il fatto del formato adesso della Champions League, che permette poi alla squadra di essere esposta a giocare poi delle partite contro altre squadre di grande livello. Era qualcosa che dicevi, appunto, era importante ai tempi dell'Arsenal, che era importante poter giocare più di queste partite per un discorso di crescita.
Yeah, it's. I think it answers the question itself in the fact that the format alone allows you to build differently. It's not just a home and away and then you're out, you're done if you lose. You have six games. You need to squeeze those six games in between important domestic games. You need to squeeze it in between international commitments. So it becomes a different mentality, and finding the balance to make sure that you might have to go away and just grab a point, and then you can come back at home and probably go for it from that perspective. So the fact that and I say this with the positivity and the fact that I love this whole new tournament. It's a real Champions League. It allows you to actually coach more structurally and coach more effectively because it's not just a one-off, one game situation. And I think that's where we're seeing the top teams and finding their balance and their ability to come through. And look, as I said, from I think it's probably helped us at Juventus because we can now plan for six games instead of planning for just a one-off situation, and I think that will help the women's game going forward and squad building for all the European clubs, I think. Sì, penso che si risponde un po' da solo, insomma, il formato aiuta tantissimo, hai sei partite su cui puoi giocartela, non è più una partita secca da dentro o fuori, e quindi quando tu devi poi giocare sei partite di questo livello, tra delle partite di campionato importanti, tra delle partite delle nazionali, tutto questo aiuta a cambiare poi la mentalità, puoi ragionare in modo diverso, non è più poi anche cominciare a pensare mi vado a prendere un punto fuori, poi provo a vincere la partita in casa. Sicuramente mi piace di più, è una vera Champions League adesso a questo momento, e ovviamente aiuta il mio lavoro perché ti permette poi di pianificare più a lungo raggio, poi pianificare sei partite. Credo che tutto questo aiuti l'intero sistema calcio femminile. Okay, Martin Hudson, the last one, I think. Thank you for coming back to me. I want to ask about the tactical battles that you've had with Chelsea over the years, and I suppose what Art was saying about Italian football, how much different does that make the task of going up against Chelsea with Juventus different, maybe tactically, to how you would have approached it with Arsenal? Ti voglio chiedere riguardo alle tante battaglie tattiche che ho avuto in passato quando eri all'Arsenal, quanto adesso è differente pensare sempre da un punto di vista tattico una partita del genere, ma allenando una squadra italiana come la Juventus? I think they're two different propositions. I think I was looking back the other day at the games against Arsenal and the lineups that we sometimes had to put out, and we were limited. We were limited in terms of me being able to change the game off the bench, or me being able to even attack a game in a certain way because of the limitations we had. All the injuries we had in big games, and the lack of probably resources we went to in some of the games, and that made it difficult because you're pretty much confined. To approach the game in a certain way with the resources that you've got. I don't use that as an excuse. I use that as a challenge, and for me to learn and for the players to interpret and understand the situation at Arsenal. At Juventus, it's a little bit different. We've got a different making of squad. The squad's a little bit more balanced. We're not relying on one or two individuals to maybe win the game for us. Again, you can approach it in a more balanced and a more structured way, and probably knowing that you're playing against some of the world's best players, you're not going to have a lot of the ball, and a lot of these players tactically are quite comfortable to say we're quite happy for you to have the ball, but you're not going to get past us, and we'll hurt you when we do get the ball. So different mentalities, different approaches, and probably different contexts. But both of them are. Fantastic, and both of them, especially the one at Arsenal, was an amazing challenge because we had to do some amazing things with the limitations that we had, and I don't regret any decision that I ever made. Sono sicuramente molto molto diversi. L'altro giorno riguardavo appunto come
ad alcune partite con l'Arsenal, come le avevamo approcciate, preparate, e credo che a quei tempi ovviamente eravamo più limitati in termini di risorse in panchina, che non ci permettevano poi magari di cambiare la partita nel modo in cui magari lo possiamo fare adesso. Degli infortuni importanti ti condizionavano poi nelle partite più importanti, e tutto questo lo rende più difficile. Insomma, bisogna affrontare le partite con le risorse che avevi in quel momento. Non è una scusa, è più per una critica costruttiva. Ma adesso ritengo invece siamo più bilanciati, non dipendiamo solamente da uno o due giocatrici che ti risolvono la partita. La squadra è più bilanciata, chiaramente giochiamo contro delle squadre che hanno ovviamente grandissimi giocatori che ovviamente sanno fare ottimo possesso palla, però anche lasciare la palla all'avversario, sapendo, avendo quella sicurezza di saper difendere bene, conta tanto, insomma. Però in generale è sicuramente molto diverso rispetto a prima. Ok, io non vedo altre domande, quindi grazie a tutti e ci vediamo domani. Buona serata. Grazie, buona serata. Grazie. Ciao.